una mozione per chiedere alla Giunta Comunale di Chieti di destinare alla manutenzione delle strade l'intero ammontare ricavato dalla riscossione delle multe elevate agli automobilisti. Promotore della mozione è Mario Di Iglio, consigliere dell'UDC, firmatario insieme ai consiglieri Serena Pompiglio di Azione Politica, Maurizio Costa di Forza Chieti, Bruno Di Orio per la lista di Orio Sindaco e Riccardo Giampietro di Italia Viva. Dai calcoli sommari entrerebbero nelle casse comunali 842.000 euro invece dei 421 previsti dal 50% dell'introito attualmente vigente. La giunta amministrativa di Chieti ha fatto una delibera nel maggio 2022 con la destinazione del 50%, destinandola a delle finalità, laddove non viene prevista la finalità del rifacimento delle strade del manto stradale cittadino. In virtù del comma 5, articolo 208 del codice della strada, l'ente può destinare l'intera somma. Allora noi con questa mozione chiediamo che l'ente, la giunta comunale, rifaccia la delibera e destini l'ulteriore 50% delle entrate a destinazione delle multe e venga vincolato per il rifacimento delle strade. Tanti cittadini che si lamentano quotidianamente degli asfalti, degli avvallamenti, dei dossi, delle buche eccetera, ma non solo questo, è utile anche all'amministrazione di Chieti. Perché? Perché purtroppo tutti questi dissesti stradali penalizzano anche il comune, in quanto noi dobbiamo pagare spesso e volentieri dei danni causati da queste buche o da questi avvallamenti sia a persone che a cose.